io avevo fatto la richiesta a Lucchini e lui mi costruì questa fisarmonica apposta per me perché è una via di mezzo da fare sia il classico che il liscio. Altre che una tra l'altro l'avevo fatta elettronica le prime volte che uscivo da sola così in modo con tutti i cavi che usavo le pedaliere, insomma un discorso un po' particolare. Dopodiché la ditta Lucchini diciamo che ha chiuso, è subentrata la Baimarco e io andando, essendo sempre comunque in amicizia, io sottolineo che sono amica con tutti, però giustamente magari hai una preferenza per una cosa rispetto all'altra. La mia personale la chiamano la giallina. Che è più ridotta perché comunque le fisarmoniche ci sono di vari modelli. Io essendo non molto alta come statura e quindi essendo anche donna, cosa fa? Mi hanno consigliato di prenderla un po' più ridotta nel senso che mi mancano quattro tasti là in alto, è tutta diciamo completa in fondo che sono le note che si usano di più e quindi quei 2 centimetri in meno mi copre meno il corpo, è leggermente più profonda. E poi ha un suono più pastoso. Uno quando va nella ditta, la prova, la fisarmonica, ok, di misura mi sta bene, prova tutti i registri, è un suono corposo, è un suono, uno vuole il suono brillante, l'altro gli piace di più il suono musette e quindi diciamo che prima si sceglie la qualità del suono di uno strumento. Dopodiché dice io voglio questo tipo di strumento, questo tipo di suono, però grigia non mi piace, la voglio così, così, così. Io mi innamorai di quella fisarmonica lì al festival, non al festival, alla fiera degli strumenti musicali a Rimini. Lui l'aveva portata lì, era in esposizione e chiunque andava, quando vai alle fiere musicali, ci sono 50 ditte, tu magari vai e provi, no? Io ho provato questa, era un po' larga, perché la giallina è questa è stretta, lei è un po' più larga perché ci sono 4 file di voce all'interno. Però, non lo so, a colpo d'occhio, è presente il famoso colpo di fulmine? Ecco, a me è successo così col colpo di fulmine con la giallina, che io prima della giallina avevo un'altra Baimarco, ma ti giuro, guarda, veramente c'è sempre stato qualcosa che non andava. Ma delle cose veramente assurde, che io quando la portavo lì per mettere a posto determinate cose, lui mi diceva, non mi è mai successa una cosa del genere, che magari si staccavano dei pezzettini di celluloide. Al punto tale che ho detto, secondo me io ho un malocchio con questa fisarmonica, questa non è la mia fisarmonica. L'ho tenuta per un annetto e l'avevo presa azzurra, avevo scelto anche azzurro come colore. Poi è arrivata la giallina, è arrivato il colpo di fulmine e sono passate la bellezza di, eh sì, 15 anni che sono con lei più o meno. Io e lei siamo una cosa unica adesso. Giallina forever. Diciamo che la diversità la noti perché ci sono alcuni costruttori che preferiscono cerare le pelli, alcune inchiodarle e quindi questa cosa, oppure usare un legno piuttosto che un altro, sì, i suoni cambiano. Poi magari c'è una fisarmonica che ha la tenuta del mantice più resistente, altre magari un po' più morbida. A me piace di più quando perché
Sia da piccolina quando facevo i vari concerti mi dicevano, facevamo le prove e quando arrivava il mio turno che mi doveva mettere il microfono davanti dicevo, oh, finalmente una che tira, del tipo che ho sempre avuto il tiro abbastanza sostenuto e quindi tirando tanto, avendo un suono bello corposo, il mantice mi deve tenere perfettamente. La cosa che ha aiutato tanto a scegliere e ha aiutato tanto a capire la strada giusta sono state le varie conoscenze che i vari produttori mi hanno dato perché magari da Stocco conoscevo una determinata persona, da Beltrami un'altra persona, che fanno dei generi diversi di musica e da Baimarco anche perché poi Baimarco è sempre stato uno che ha organizzato le varie festival delle fisarmoniche e quindi una volta andare a Santo Stefano, una volta andare ad Aosta, suono e c'è un altro personaggio che suoni, fai amicizia, scambi due nozioni pratiche dello strumento e da lì poi magari nasce anche un altro contatto lavorativo che magari non si basa solo ed esclusivamente sulle feste di piazza, sulla musica da ballo, ma magari nasce un discorso discografico. Fino a quando l'età me lo potrà permettere, io e lei saremo sempre solo una cosa unica.